Dunque, prima di iniziare la disamina del decreto legge numero 20/2023, entrato in vigore l'11 marzo, mi sembra doveroso fare una breve premessa. Non aggiungo nulla riguardo alla gravità della tragedia che si è verificata a poche centinaia di metri dalla nostra costa, di quello che è successo di fronte alle coste di Cutro e alle coste italiane. Non aggiungo niente perché penso che sia, insomma, nella sensibilità, nella percezione di tutti, l'estrema gravità di quello che è successo e anche delle cause, delle condizioni, delle circostanze che lo hanno prodotto. Prima di affrontare la disamina del decreto legge, però, mi sembra doveroso aggiungere invece una nota sulla gravità della speculazione che viene posta in essere attraverso questo testo di legge, perché quello che succede poi in effetti è che si muove da una vicenda drammatica come appunto quello dell'annegamento di tante persone che tentavano di raggiungere il territorio italiano, per in realtà produrre un testo normativo che restringe poi nei fatti le garanzie dei richiedenti protezione e i diritti dei migranti più complessivamente. Nel decreto legge numero 20/2023 non c'è assolutamente niente che possa incidere in termini positivi sulle cause che hanno prodotto la tragedia di Cutro, contrariamente a quello che è stato propagandato o detto contestualmente alla predisposizione del decreto legge. Le norme che incidono effettivamente su quel contesto non sono affatto toccate, e casomai se ci sono delle norme che invece sono riconducibili anche al governo in carica e che incidono però in maniera negativa su quel contesto, sono le norme riconducibili al decreto legge numero 1/2023, che in maniera sistematica e scientifica è intervenuto nel rendere più complicate, più difficili, più ostacolabili le operazioni di soccorso in mare. Quel decreto legge effettivamente è un decreto legge, il decreto legge numero 1/2023, primo decreto legge di questo governo. Quel decreto legge effettivamente interviene nel quadro degli eventi, ma aggravandolo. Il decreto legge 20/2023 non ha nessun tipo di possibilità di incidere in termini positivi rispetto all'insieme delle cause, delle condizioni che hanno prodotto quella tragedia. E quello che colpisce nel disaminare appunto i testi degli articoli che compongono il decreto legge, quello che colpisce in prima battuta è che il primo effetto, la prima implicazione normativa di questo decreto legge si riversa sulla protezione speciale, determinandone una restrizione verticale. Per esaminare questo passaggio che viene attuato con il decreto legge, dobbiamo rapidamente fare un po' la storia della protezione speciale. La protezione speciale è una forma di protezione che di fatto nasce dall'abrogazione della tutela umanitaria intervenuta nel 2018 per effetto del decreto legge numero 113, conosciuto come decreto legge Salvini. Prima di quel decreto legge, nell'articolo 5,6 del testo unico in materia di immigrazione, era previsto che nel caso in cui l'autorità amministrativa si fosse trovata nella condizione di rifiutare o di revocare un permesso di soggiorno, questa scelta doveva essere valutata anche alla luce di quelli che potevano essere i seri motivi
particolare di natura umanitaria che potevano e dovevano invece eventualmente giustificare il mantenimento del titolo di soggiorno. Cioè l'articolo 5,6 nella sua strutturazione originaria diceva: se ci sono, se vengono meno le condizioni per il permesso, per il mantenimento del permesso di soggiorno, il permesso di soggiorno va revocato, o se non ci sono va rifiutato, ma salvo che non sussistano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano che impongano comunque di mantenere il titolo di soggiorno, la possibilità del soggiorno regolare del cittadino straniero in territorio italiano. Quindi sulla base di questo inciso contenuto nell'articolo 5,6 si strutturava quella che appunto abbiamo conosciuto come la tutela umanitaria, la protezione umanitaria. C'è una forma di protezione che, a differenza della protezione sussidiaria, dello status di rifugiato, che sono fortemente codificati nella definizione dei presupposti che ne giustificano la richiesta, la protezione umanitaria in realtà faceva riferimento ad un contesto aperto, quindi plastico, che quindi poteva facilmente anche essere adattato alle condizioni specifiche che l'autorità amministrativa si trovava ad affrontare. E nell'affrontare queste condizioni specifiche appunto occorreva considerare sia le ragioni di carattere umanitario, sia le ragioni derivanti dagli obblighi costituzionali o dagli obblighi nascenti da trattati o convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia, doveva essere valutato alla luce di queste condizioni il mantenimento o meno del titolo di soggiorno che consentisse al cittadino di restare in territorio italiano. Quindi la protezione umanitaria sostanzialmente configurava una protezione che si radicava su una categoria aperta di vicende e di condizioni che andavano verificate di volta in volta e nel contempo costituiva un dispositivo di attuazione di precetti costituzionali o di precetti derivanti da convenzioni e accordi internazionali. Nel 2018, con il decreto legge numero 113, questa parte dell'articolo 5,6 del testo unico in materia di immigrazione viene abrogata, quindi di fatto decade, cioè non solo di fatto, formalmente di fatto decade, viene abrogata la protezione umanitaria, che era quel terzo strumento di protezione che componeva complessivamente la protezione internazionale all'interno del nostro paese. Al posto della protezione umanitaria, che appunto era disciplinata da quella disposizione che prima richiamavo, è stata introdotta la protezione speciale, una nuova forma di protezione appunto definita protezione speciale. La protezione speciale veniva inserita nel complesso degli istituti di protezione attraverso il riferimento all'articolo 19,1 e 1,1 del testo unico in materia di immigrazione. L'articolo 19 del testo unico in materia di immigrazione disciplina i divieti di espulsione, cioè nell'articolo 19 vengono elencate quelle condizioni che nella loro sussistenza, a prescindere da ogni altro fattore, impongono allo Stato italiano di non espellere il cittadino straniero che si trova all'interno del suo territorio. Ora, l'articolo 19,1 e 1,1 che cosa prevedeva nella sua formulazione appunto originaria? Il comma 1 diceva questo: in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Il comma 1.1 prevedeva: non sono ammessi l'espingimento, l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano
fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza in tale stato di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani. Quindi sostanzialmente nel 2018, quando viene abrogata la protezione umanitaria, viene inserita al suo posto la protezione speciale, che è un tipo di protezione che viene riconosciuta nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dall'articolo 19,1 e 1,1, che sono le condizioni che ho appena letto. Ora, nel leggere queste condizioni è facile rendersi conto che in realtà sono condizioni che si sovrappongono quasi completamente con quelle stesse condizioni che, se sussistenti, giustificherebbero il riconoscimento o dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria. Quindi, in realtà, questa protezione speciale introdotta nel 2018 sostanzialmente configurava uno spazio in gran parte morto. Ma morto perché? Perché in realtà quelle condizioni, se fossero state presenti, avrebbero comunque giustificato il riconoscimento alla persona che ne faceva richiesta dell'asilo, dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, perché le condizioni sono sostanzialmente le stesse. Quindi, come ha anche riconosciuto poi successivamente la Commissione Nazionale per richiesta per l'asilo, in realtà la protezione speciale pensata in quella maniera poteva avere solo una funzione residua nei casi in cui la protezione internazionale era esclusa per la sussistenza di motivi ostativi. La protezione internazionale può essere esclusa, pur sussistendo le condizioni, per determinati motivi, come potrebbe essere il fatto che il soggetto ha commesso crimini di guerra, crimini contro la pace, eccetera, eccetera. In questi casi, allora, nell'impossibilità, sussistendo i motivi ostativi, le cause di esclusione, di ottenere la protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in questi casi il divieto di espulsione di quell'articolo 19,1 e 1,1, quindi la protezione speciale, poteva avere una funzione. Ma stiamo parlando di una casistica estremamente ridotta, di una casistica estremamente residuale. Quindi sostanzialmente la protezione speciale era, così come era stato pensato, un istituto di protezione sostanzialmente in linea di massima disattivato, privo di una effettiva efficacia rispetto ai bisogni di protezione che potevano emergere appunto dai migranti che raggiungevano il nostro paese. E nel 2020 il legislatore del 2020 interviene in quest'area, diciamo così, morta, cercando di invece inserire in questo vuoto dei contenuti che attribuissero alla protezione speciale una funzione effettiva rispetto appunto a un fenomeno, al fenomeno diffuso di richiesta di protezione, non rispetto ad una circostanza estremamente residuale. E il legislatore del 2020 effettua questa operazione di risignificazione anche giuridica, normativa, della protezione speciale attraverso il decreto legge 130 del 2020, anche conosciuto come decreto legge Lamorgese, e poi convertito in legge, attraverso il quale che tipo di operazione viene messa in campo, che tipo di operazione normativa viene messa in campo. Viene novellato l'articolo 19, cioè lo stesso articolo 19, gli stessi comma 1 e 1.1 che erano la base della protezione speciale. Facendo che cosa? Inserendo nel comma 1 il divieto di espulsione anche nei casi in cui l'eventuale espulsione del migrante comporti una violazione degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, cioè quegli stessi obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano che prima erano contenuti nell'articolo 5 e che nel 2018 erano stati abrogati, soppressi, vengono reintrodotti con un riferimento contenuto, un riferimento indiretto, ma comunque un riferimento contenuto nel comma 1 dell'articolo 19,
che fa sì che appunto gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano tornino ad avere un ruolo nel processo di espulsione del migrante e quindi nel divieto di espellere il migrante qualora la sua espulsione comporti la violazione di tali obblighi. Un'altra modifica viene introdotta nel comma 1.1. In questo caso, nel 2020, viene appunto specificato che il divieto di espulsione vige anche nel caso in cui l'espulsione del cittadino straniero si traduca in una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare. In sostanza, quindi, viene codificato un divieto di espulsione che fa diretto riferimento ad un diritto che è sancito dalla Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, che è appunto contenuto nell'articolo 8. L'articolo 8 della CEDU dice: ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Questo è un diritto di spessore importante, cioè un diritto che viene collocato tra i diritti fondamentali della persona. Perché? Perché in realtà è un diritto che tutela la vita privata e familiare che il soggetto ha costruito nel corso della sua esistenza e che evidentemente non può essere cancellata per qualsiasi variabile possa intervenire. È un diritto che può essere compresso, dice la stessa Convenzione Europea, solamente in presenza di gravi problematiche che possono attenere alla sicurezza dello Stato, alla tenuta dell'ordine democratico e quant'altro, ma in linea di massima è un diritto pieno, di ampio spessore e che tutela sostanzialmente il radicamento della persona nel contesto sociale. Quindi, per quanto riguarda la condizione del soggetto che richiede la protezione internazionale, ottiene la protezione internazionale, fa riferimento al suo radicamento nel paese ospitale. Si tratta dunque di una codificazione nell'articolo 19,1.1 di un diritto riconosciuto dalla convenzione, da una convenzione internazionale, ma anche di un diritto che ha avuto, come dire, assunto sempre più consistenza anche sull'onda della giurisprudenza proprio in materia di protezione internazionale, perché tanto spesso ci siamo trovati in situazioni in cui magari la procedura relativa alla richiesta di protezione internazionale si protraeva per anni e nel frattempo in quegli anni comunque la persona giustamente strutturava la propria vita, la propria esistenza, i propri legami familiari, sociali, il lavoro, i legami affettivi e quant'altro, e poi dice: va bene, però la procedura dopo 7 anni si conclude negativamente, a questo punto cancelliamo tutto e te ne vai a casa. Non può essere così, questo evidentemente non sta dentro le tutele previste dall'articolo 8 della CEDU, che invece dice: se comunque io ho strutturato una vita privata e familiare, questa vita privata e familiare, a meno che io non costituisca un pericolo particolare che mette in crisi i profili di sicurezza nazionale e quant'altro, se non ci sono queste condizioni non può l'esito negativo di una procedura amministrativa cancellare la vita che io ho costruito nel corso degli anni. Quindi sostanzialmente, attraverso questa modifica introdotta nel comma 1.1, diciamo, il legislatore del 2020 assume quello che era stato un tema importante dentro anche le vicende giudiziarie che hanno riguardato la protezione internazionale, cioè il peso e l'importanza del processo di integrazione e di radicamento del richiedente asilo, del richiedente protezione nel territorio dello Stato. E quindi, in coerenza con questa modifica, il legislatore del 2020 dice: ok, sì,
se vengono a crearsi le condizioni per espellere il cittadino straniero, ma il cittadino straniero ha strutturato la sua vita, è radicato nel territorio, vanno valutati quelli che sono i suoi legami con il territorio, i suoi legami sociali e quant'altro, vanno valutati anche i legami effettivi che ha ancora con il paese di origine, perché magari dopo tanti anni non hai più nessun tipo di legame. Quindi, fatta questa valutazione, se l'espulsione si traduce in una violazione di quel diritto sancito dalla Convenzione europea e se concretizza la violazione, la cancellazione della vita che questa persona ha costruito nel corso degli anni, quell'espulsione non può essere fatta, è vietata, e di conseguenza chi si trova in questa situazione ha diritto di accedere alla protezione speciale. Diritto di accedere alla protezione speciale in due diverse forme: poteva essere direttamente la commissione che valutava la richiesta di protezione a trasmettere gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, oppure poteva attivare direttamente un canale di richiesta, un canale diretto con la questura per formulare la richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale. In questo secondo caso, in ogni caso, poi comunque la questura avrebbe poi dovuto interpellare la commissione per avere un parere sul rilascio di questo permesso di soggiorno. E il permesso di soggiorno per protezione speciale, che viene ricondotto quindi a questi divieti, per cui non siamo più nell'ambito vuoto della prima protezione speciale, ma siamo dentro una protezione speciale che assume contorni importanti, no? Anche di contenuto, il permesso di soggiorno che viene associato a questa condizione, il permesso di soggiorno per protezione speciale, la cui durata viene portata da un anno, perché inizialmente era prevista come durata quella di un anno, alla durata di 2 anni. Ora, con il decreto legge 20 del 2023 si interviene proprio in questa parte della normativa, cioè viene soppressa la parte in cui appunto si codificava il divieto di espulsione in rapporto alla tutela dell'integrazione maturata dal cittadino straniero in territorio italiano, ovvero veniva codificato come divieto di espulsione il principio, il diritto sancito dalla Convenzione europea nell'articolo 8 che prima abbiamo richiamato. Ora, con la soppressione operata dal decreto legge, viene meno quindi il divieto di espulsione sancito in rapporto al radicamento del cittadino straniero in territorio italiano, e quindi viene meno anche tutta la valutazione sugli indicatori di integrazione e di radicamento a cui appunto in quel comma si faceva riferimento. Ora, le conseguenze di questa soppressione, caso proprio di utilizzare questo termine, sono conseguenze estremamente gravi. Sono gravi perché intervengono in un canale di protezione, qual è quello della protezione speciale, che dopo le modifiche del 2020 era diventato un canale importante, cioè era diventato praticamente quel dispositivo di protezione che in parte, non totalmente, ma in buona parte aveva, come dire, sopperito al vuoto che l'abrogazione della tutela umanitaria disposta con il decreto legge Salvini aveva, quel voto che quell'abrogazione aveva prodotto. E, tra l'altro, la soppressione di queste parti dell'articolo 19 e quindi di fatto il ritorno in buona parte alla protezione speciale originaria comporta anche delle problematiche, come dire, rispetto ai permessi di soggiorno in corso che sono stati rilasciati per protezione speciale. E, riguardo a questo viene dettata una disciplina transitoria che sostanzialmente comporta la possibilità per chi è già titolare di un permesso di soggiorno per protezione speciale ottenuto per integrazione ai sensi dell'articolo 19,1.1, quindi per integrazione nel territorio del paese ospitante, la possibilità di rinnovare questo permesso di soggiorno
per una sola volta e per un anno. Dopodiché questo permesso di soggiorno non potrà più essere rinnovato e quindi il soggetto che ne è titolare dovrà necessariamente provvedere alla sua conversione, magari in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, perché altrimenti resterebbe senza titolo di soggiorno. E sempre nel decreto legge viene specificato che tuttavia il nuovo assetto normativo si applica, diciamo anzi non si applica, e quindi si applica la disciplina previgente a quelle istanze di protezione speciale che sono già state formulate o per le quali comunque le questure hanno già fissato la convocazione affinché l'istanza venga formulata. Cioè dice, se l'istanza è già in corso, cioè quindi è già stata formulata, oppure se è già stato fissato l'appuntamento per formulare l'istanza di protezione speciale, in questo caso si applica la disciplina previgente, ma rimane sempre fermo quello che dicevo poco fa, cioè ottieni il permesso di soggiorno per protezione speciale, ma comunque ottieni un permesso di soggiorno potenzialmente morto, cioè nel senso che poi dopo un anno hai la possibilità di rinnovarlo, ma poi dopodiché quel permesso di soggiorno comunque finisce. Ora, rispetto a questa parte, cioè a quale istanze si applica la disciplina previgente, io credo su questo si aprirà una questione importante, ma io ritengo, insomma, da una lettura insomma sistematica, un'interpretazione sistematica che va oltre la volontà del legislatore, perché la volontà del legislatore per me è chiara, non è che cioè vuole limitare il più possibile questa possibilità dell'applicazione della disciplina previgente alle istanze proprio di protezione speciale fatte alle questure. Però in realtà, per come è costruita la norma, noi possiamo e dobbiamo dare un'interpretazione certamente estensiva, perché comunque la richiesta di protezione speciale è anche una richiesta che è sempre fisiologicamente contenuta nella richiesta di protezione internazionale. Cioè, quando io chiedo, faccio la richiesta di protezione internazionale, in realtà mi rivolgo allo Stato italiano e chiedo che sulla base delle condizioni che io prospetto mi venga riconosciuta una protezione, che può essere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o la protezione speciale. E quindi questa disciplina transitoria che riguarda le istanze in corso, a mio avviso, va sicuramente applicata anche a tutte le richieste di protezione internazionale che sono state formulate prima dell'entrata in vigore del decreto legge. Cioè non solo le istanze di protezione speciale, cioè non solo le istanze che riguardano specificatamente la protezione speciale, ma tutte le istanze di protezione internazionale devono essere trattate alla stregua della disciplina previgente, perché quelle istanze, anche se non riferite specificatamente alla protezione speciale, sono istanze che contengono geneticamente anche la richiesta di protezione speciale. Quindi dobbiamo su questo insistere perché la disciplina previgente sia applicata a tutte le richieste di protezione internazionale che sono state effettuate prima dell'entrata in vigore del decreto legge. Ora, oltre a questo, c'è un altro aspetto da tenere in considerazione. Come dicevo prima, il legislatore del 2020 è intervenuto in due maniere, cioè ha modificato il comma 1.1 dell'articolo 19, inserendo tutto il tema dell'integrazione, sostanzialmente del radicamento del cittadino straniero sul territorio italiano, ma è intervenuto anche reintroducendo il riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano tra i divieti di espulsione, cioè il riferimento ad una possibile violazione di questi obblighi tra i divieti di espulsione. Questa parte, che è contenuta nel comma 1 dell'articolo 19 e non nel comma 1.1, non è stata abrogata. Non so se per imperizia o altro, però comunque quello che importa è che questa parte non è stata abrogata. Quindi, nonostante che l'articolo 19 sia stato fortemente menomato con la soppressione di quella parte di cui parlavamo prima, probabilmente
probabilmente con l'intento di riportare lo strumento della protezione speciale al suo contenuto originario, in realtà però non è così, perché comunque tra i divieti di espulsione ad oggi rimane ancora il divieto di espulsione che possa implicare una violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano. E questa è una finestra molto importante da tenere in considerazione, perché per esempio quell'articolo 8 della Convenzione europea a cui facevo riferimento, cioè che tutela la vita privata e familiare della persona, è per l'appunto un articolo contenuto in una convenzione internazionale sottoscritta dallo Stato italiano e che quindi impone degli obblighi allo Stato italiano. Per cui se da un lato questo profilo è stato abrogato dalla norma attraverso la soppressione di quella parte del comma 1.1, è altrettanto vero però che l'obbligo di tutelare la vita privata e familiare dell'interessato o dell'interessata permane nella misura in cui il mancato rispetto di questo obbligo comporta una violazione degli obblighi internazionali. E l'articolo 8 della Convenzione europea è un obbligo internazionale. Quindi è chiaro, ci troviamo di fronte ad un contesto reso complesso da questa abrogazione e quindi avremo tutta una serie di difficoltà, però nel esaminare le criticità che il decreto legge produce cerchiamo già da subito di capire quali possono essere le strategie che possiamo mettere in campo quantomeno per contenere gli effetti negativi di questa abrogazione. Io ricordo che l'adempimento agli obblighi internazionali è a sua volta un obbligo costituzionale dello Stato italiano, cioè un obbligo previsto dall'articolo 117,1 della Costituzione, che appunto impone allo Stato italiano di essere adempiente rispetto agli obblighi internazionali che si assume. E tra l'altro nello specifico della condizione dei migranti è rilevante anche l'articolo 10 della Costituzione, ai sensi del quale la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Questo è un principio sancito dall'articolo 10,2 della Costituzione. Quindi, voglio dire, abbiamo come un fondamento costituzionale che sorregge l'obbligo dello Stato italiano comunque di rispettare la vita privata e familiare del migrante, che il migrante è strutturato all'interno del territorio, nel nostro territorio, e di conseguenza il mancato rispetto di questo obbligo comporta una violazione che chiaramente può essere fatta pesare poi in sede giudiziaria. Ora, gli interventi negativi del decreto legge in materia di immigrazione non si limitano solamente all'intervento che è stato operato nel campo della protezione internazionale, appunto con questo tentativo di menomare fortemente la protezione speciale. Ci sono diversi altri profili che intervengono nella condizione giuridica del migrante che sono negativi. Per esempio, un aspetto importante riguarda l'abrogazione del termine di garanzia riconosciuto dall'articolo 12,2 del DPR 394-99 del 1999 nel caso in cui appunto al cittadino straniero venga rifiutato il permesso di soggiorno perché sono venuti meno i requisiti che ne consentivano il rilascio. L'articolo 12,2 del DPR 394-99 prevede che in questi casi, siccome si tratta di cittadini stranieri che hanno già ottenuto un permesso di soggiorno in territorio italiano, cioè hanno vissuto in territorio italiano in condizioni di regolarità, se vengono meno le condizioni che consentono il rinnovo del permesso di soggiorno, ovviamente l'autorità amministrativa ha la possibilità e il potere per rifiutare il permesso di soggiorno per il quale non ci sono più le condizioni. Però
questa parte del DPR che citavo poco fa prevede che in questi casi il cittadino straniero non sia immediatamente espulso, proprio perché è un soggetto che proviene non da una condizione di clandestinità, ma da una condizione regolare che può essersi protratta anche per diversi anni. Quindi l'articolo 12,2 del DPR 394-99 prevede che in questi casi, cioè nel caso in cui venga rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno, venga dato comunque un termine che normalmente è di 15 giorni, entro i 15 giorni, al cittadino straniero per lasciare spontaneamente il territorio italiano, cioè senza un provvedimento di espulsione a carico. E guardate che una cosa questa è molto importante, perché poi una volta che tu hai il provvedimento di espulsione, dal provvedimento di espulsione derivano tutta una serie di conseguenze che si protraggono per anni, quindi una situazione molto pesante. Per cui questo termine di garanzia è un termine di garanzia importante, perché tu mi dici: guarda, io non posso rinnovarti il permesso di soggiorno, ti do un tempo per lasciare spontaneamente il paese, poi quando rimaturi le condizioni per entrare, rientri, regolarizzi la tua posizione e quant'altro, senza che tu risulti gravato da un provvedimento di espulsione che poi comporta un divieto di ingresso, eccetera, eccetera. Ora, si è intervenuti su questo punto, tra l'altro proprio cercandolo con lanternino, proprio per togliere questo spazio di garanzia, questo termine di garanzia. Il che cosa significa? Significa che con ogni probabilità in futuro, quando verrà rifiutato un permesso di soggiorno, verrà contestualmente disposta anche l'espulsione del cittadino straniero, con tutta una serie di conseguenze, anche di riduzione dei margini di reazione, anche, come dire, sul piano della tutela giurisdizionale, perché un conto che tu hai un termine per lasciare il territorio entro il quale ti puoi organizzare, vedi l'avvocato, fai il ricorso, decidi cosa fare, eccetera, eccetera. Ma se io, dal momento che mi viene data, mi viene rifiutato il permesso di soggiorno, automaticamente finisco nella categoria degli espulsi, a quel punto la mia condizione è fortemente pregiudicata.